A volte vince chi arriva ultimo. Chissà se è il caso di Huawei, dato che è l'ultima a presentare i suoi top di gamma per il 2019. Precisamente il 26 marzo a Parigi, Huawei Mobile presenterà la sua lineup top di gamma del 2019, il P30, il P30 Lite e il P30 Pro. Oggi andiamo però a soffermarci su quello che sta emergendo sul modello top di gamma, il P30 Pro. Allora, sembra che non sarà una vera e propria rivoluzione dal punto di vista del design, che riprenderà comunque un po' la linea del P20, certo migliorata. Sembra poi che avrà un pannello con dei bordi stondati, come abbiamo visto su modelli di punta sempre di Huawei. Si passa da un 6,1 pollici del modello P20 a un 6,47 pollici OLED, ovviamente sensore di impronte in display, ormai trend che sta iniziando, è già iniziato, ma sicuramente sarà ripreso dai più nel 2019. Sarà interessante capire la capsula auricolare, se sarà implementata nella cornice superiore, un po' come il Mi Mix 3, una piccola fessura, o se sarà implementata tramite un sistema di diffusione del suono tramite lo schermo. Si migliora, si va da un tacca trapezoidale che si trovava sul modello P20 a un notch a goccia che ospiterà, sembra, un sensore da 32 megapixel. Il comparto fotografico dovrebbe essere di primo livello. Si parla di una tripla fotocamera posteriore, un sensore da 40 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, apertura f1.6, quindi dai dati tecnici un sensore ottimo. Il secondo sensore dovrebbe essere un sensore grandangolare da 20 megapixel con apertura f2.2. Ci dovrebbe poi essere un terzo sensore, l'ultimo, da 8 megapixel, ma la cosa interessante è che dovrebbe essere dotato di un sistema periscopico in grado di offrire uno zoom 10x. Si pensa che sia in maniera ibrida, perché da quello che si legge anche in rete si riesce a comprendere che lo zoom ottico a disposizione dovrebbe essere per un massimo di 8x, quindi sicuramente ci sarà una tecnologia che poi verrà svelata più avanti. Dovrebbe poi esserci un doppio flash LED per l'illuminazione e due sensori, un modulo autofocus laser e un sensore TOF. È un sensore che si utilizza anche per la realtà aumentata e anche per i videogiochi, dato che cominciano a utilizzare questo tipo di tecnologia. Per quanto riguarda la CPU, ancora non si sa molto bene. Secondo me è da escludere il Kirin 980, dato che è un processore buono, molto buono, a 7 nanometri, ma è già stato utilizzato sulla precedente generazione. Quindi si potrebbe pensare a un ipotetico Kirin 985, quindi praticamente un 980 con una frequenza di clock maggiore, o addirittura un nuovo processore che ancora dovrà essere svelato e potrebbe esserlo direttamente con la presentazione dei modelli P30. Si parla di 8 GB di RAM per il modello base, diciamo, per il taglio base, con memorie da 128, 256, 512 giga di memoria espandibile tramite nano card proprietarie. Mossa questa intelligente, secondo me, di Huawei, perché va a legare ormai gli utenti anche in questo modo. Poi si parla di una batteria addirittura da 4200 mAh. Questo non mi stupirebbe, perché Huawei ci ha abituato a smartphone con autonomie veramente notevoli. Si pensa anche per Huawei a una versione 5G. Non è così strano pensarlo, anzi non è così strano aspettarselo. Ma torniamo a noi. Il P30 Pro sarà il top di gamma del 2019? Ancora un po' presto per dirlo, perché molte sono indiscrezioni, alcune cose certe ci sono, ma è ancora ovviamente da svelare completamente il 26 marzo a Parigi, quindi sarà veramente interessante vedere non solo i sensori, i megapixel, tutte queste cose qui, ma a me piace anche vedere come sarà implementato questo sistema di zoom 10x, se sarà sulla falsa riga di Oppo che ha brevettato il suo sistema 10x senza perdita di dettaglio, o se sarà un sistema diverso e in che modo. Per adesso è tutto, spero di avervi stuzzicato un po' la curiosità per quanto riguarda questo modello. Non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube e al canale Telegram planetdiscount.it e coupon e supporto. Per adesso è tutto, al prossimo video.